Oggi una torta quasi vecchia maniera. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, oggi una torta che ha voluto il mio maritino, con tanti grassi, tanti zuccheri. Non è vero. Sì, mi aveva chiesto espressamente: ombretta, me la fai una torta col burro? Una bella torta di quella con la farina 00, con lo zucchero bianco, con le uova di dinosauro. No, invece l'ho fatta maniera, con la farina quelle... integrale. Brava. Però con tutto il resto noia, quindi zucchero bianco, burro, ma voi potete sostituire tutti gli ingredienti mettendo un po' meno olio rispetto al burro con gli ingredienti buoni, quindi con zucchero di canna, oli magari vegetali se li preferite. Adesso però, da cosa è nata l'esigenza di fare questa torta? Ci siamo rotti le palle di tutto questo buonismo. Non è vero! È buonismo in televisione, è buonismo nelle ricette, è buonismo... Basta, fa quel paese. Perché parte tutto. Allora, vi raccontiamo una cosa fantastica. Siamo andati domenica scorsa a casa in una proprietà in campagna da una nostra amica, bellissima proprietà in cui aveva un frutteto spettacolare con tutta la frutta che voi possiate immaginare. C'era anche il mango, la nurca, c'era anche il l'avocado, alberi di avocado, il banano, e naturalmente, essendo un frutteto siciliano, c'erano tantissimi alberi di pompelmo, bergamotto, anche se il bergamotto non è siciliano, è calabrese, c'era anche tutti i limoni, ed era tutto bio, le diceva: ragazzi, questi, io ho fatto una mangiata di kumquat, i miei mandarini cinesi, li prendevo dall'alberello e li mangiavo, buonissimi. Adesso quindi ci ha dato delle bustone di agrumi misti. Arriva al dunque, che sei veramente lunga. Bene, la bustona di agrumi misti è in cui ci dovevano essere sia i bergamotti che i pompelmi. Arrivati a casa, io non conosco i bergamotti perché non riconosco i bergamotti, perché non essendo parte della nostra cultura agrumifera. Quindi non so se la ciambella che sono andata a fare l'ho fatta con il bergamotto o con una specie di pompelmo, qualche cosa di questo. Noi la chiamiamo al bergamotto perché l'intenzione era quella. Poi c'è stata una disputa su quale fosse il bergamotto. Basta avere l'intenzione, quindi se ciambella all'agrume barra bergamotto non lo so. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa la nostra ciambella. Ciao a tutti e benvenuti qui alla ricetta di questa super torta 4 quarti. Yeah! Una 4 quarti al bergamotto, una torta molto molto buona, molto sapida, sia per gli ingredienti base che sono quelli della 4 quarti, sia per l'addizione che andremo a fare noi. Noi faremo una 4 quarti con base 200, cioè 200 grammi di ogni elemento principale. Quindi 200 grammi di zucchero, oggi lo vedete bianco su espressa richiesta di Gabriele. Basta, mi sono rotto con l'integrale. 200 grammi di uova intere, 200 grammi di farina, Gabriele l'avrebbe voluta bianca ma io ho resistito su questo, e 200 grammi di burro. Aggiungeremo un 125 grammi di tè nero al limone. Io sto usando quello delle capsule, o questo della Dolce Gusto, che non sto usando perché è zuccherato, mentre sto usando, ne ho trovato uno buonissimo, anzi è stato lui a trovare me perché un'azienda ce l'ha mandato, dell'azienda Barista Italiano. Se vi state chiedendo se lo sto sponsorizzando, la risposta è sì, ma a gratis, nel senso che mi hanno mandato il prodotto ma non ci stanno pagando. Ma ve la segnalo, le amanti del tè, questo tè nero al limone è buonissimo, perché guardate cos'è: è tè nero, citronella, scorza di limone, aromi naturali, arancia e limone, e basta, non c'è zucchero aggiunto. Basta, potete farvi un tè fantastico ed è buonissimo, un sapore gradevolissimo anche senza zucchero, è quasi dolce proprio per l'essenza del tè. Parleremo presto
ingresso di questa azienda che ci sta piacendo veramente tanto. Le capsule sono così, e le capsule sono così azzurre, ma se non le trovate in giro della Nescafè Dolce Gusto c'è questa, ma sappiate che è zuccherata, quindi casomai togliete leggermente un po' di zucchero alla vostra torta. Una bustina di lievito per dolci, 200 grammi di vanillina, un cucchiaino, appena un cucchiaino di essenza di vanillina. E poi la scorza e il succo di un bergamotto e o di due limoni. Grande questio si è aperta sul tavolo di due cuori e una cappa. Siamo andati di recente nella proprietà di una nostra amica che coltiva tutto biologico. Abbiamo preso limoni, bergamotti, qualunque cosa, pompelmi, arance. Ora ho messo tutto in una busta e non distingo più i bergamotti. Vabbè, dai, allora te lo dico io, guarda io che sono... Secondo Gabriele questo è il bergamotto. Questo è il bergamotto, con questa forma così. Sì, magari se lo fai vedere. Questo è il bergamotto, con questa forma così da arancia. Secondo me il bergamotto è questo. Questo è un limone. Lui dice che questo, certo, è, un questo limone. È un limone. Ma il bergamotto è un limone calabrese. E voi mi direte, perché Umbretta non sei in grado di distinguerli tutti siciliana? Perché il bergamotto non è cosa nostra. Benissimo, e quindi allora... amici della Calabria, diteci se Gabriele giustamente come è, ha ragione. E mi raccomando, se ho ragione mandate un euro. Perché secondo me questo è un pompelmo, ma va bene così. Useremo quello che dice Gabriele, perché questa torta la sto facendo per lui. Ma voi usate il bergamotto o anche dei buoni limoni bio. Allora, possiamo cucinare? Possiamo cucinare. Vai. Metto all'interno... Questa è una modalità di preparare la torta, speedy, mette tutto nel mixer, yes, e poi mette il mixer direttamente nel forno. No, allora, all'interno del mixer metterò lo zucchero, il mio tè. Però nel mixer, giusto? Sì, nel mixer. Ah, beh, nel mixer, rimasso. Il mio tè, guardate che bel colore che ha questo tè. Le uova no, se no le cuocio. Poi metterò i 200 grammi di burro. Alla siciliana spremo il mio agrume non identificato, speriamo sia bergamotto. Ah sì, è chiaro. Basta. Com'è la siciliana? Quando noi spremiamo gli agrumi, pensate che prendiamo lo spremi agrumi, ta ta ta, sì certo, si fa così, guardate. Si bucherella il limone o la grancia o l'agrume che volete spremere, in questo caso il bergamotto, e poi si infila la forchetta e si schiaccia e viene via tutto il succo. Che odore che fa. Mai vista una nonna con lo spremi agrumi in mano in Sicilia, tutte così. Addirittura le più forzute direttamente così, proprio alla selvaggia. E state certi che così l'agrume viene ben spremuto, non ne rimane niente dentro. Ok, grattugio la mia scorzetta. Io sono sempre più certa che sto facendo una torta al pompelmo, ma a me piace lo stesso. E metto dentro anche il cucchiaino di essenza di vaniglia. Ma non sono 200 cucchiaini? No. Robot da cucina. Ciao, sono robot. Al contrario, devi metterlo. Bravi. Lui è Ken, ve lo presento, non l'avete ancora mai visto. Ciao, sono Ken. Ora... E vado. Mentre lui va... dal boccaglio inserisco le uova. Dal boccaglio? Ma come fai? Brava! E sempre da qui, a cucchiaiata, inserisco tutta la farina. Ok, vai. Ha messo la farina. Ok. Ho imburrato la mia teglia, perché tanto dopo averci messo 200 grammi di burro dentro era inutile mettere la carta forno per non aggiungere grassi, non saranno quei 5 grammi di burro in più a fare la differenza. Quindi verso il contenuto, è in forno a 180 gradi per 35-40 ma anche 45 minuti con forno ventilato. Comanda il vostro forno, ovviamente fate sempre la prova a stecchino. Io infornerò con la leccarda d'acqua sotto, in modo da fare una cottura più dolce. Bene, ci vediamo dopo l'infornata. Ed eccola qui, appena sfornata, sì, la nostra torta. Sì, guardate che bella, veramente una torta dei sapori antichi. Questo burrosa, una buona torta per il tè, un bel tè senza zucchero e una fettina di questa torta. Beh, che servirà appunto da dolcificazione, da
ingentilimento del tè. È molto buona, molto English. Brava, la consigli accompagnata da che cosa? Dal tè, bravissima. E quindi mi hai ascoltato. Ti ho ascoltato tanto. Magari un buon tè nero al citronella o al citronella o al limone. E quindi, se siete amanti del tè, accompagnatelo con questa famosa e famigerata torta di invenzione di Ombretta, no? La 4 quarti è una famosissima torta. Se la volete più spessa, ovviamente aumentate le dosi, ma ragazzi, già così va benissimo. Casomai allargate la fetta, insomma. Va bene. Quindi accompagnate i vostri momenti più spensierati, più dolci, insieme a questa torta. Ora la tiriamo fuori dalla teglia, appena si raffredda completamente, fatela raffreddare completamente, perché così il burro si rapprende e si solidifica ben bene. Dopodiché facciamo le foto e quindi ci vediamo dopo per un aggiornamento gusto. Ciao! 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 Bene amici, voi avrete capito sicuramente come è stata fatta questa torta, se è al bergamotto, pompelmo, o se è un'anguria piccola, noi non lo sappiamo questo. Solamente su Due Cuori e una Cappa potete trovare queste ricette col punto interrogativo. La professionalità in tavola. È vero. Non è la professionalità, è l'essere la tavola casalinga, quello che succede veramente nelle famiglie italiane. E quindi gustate la nostra ciambella e noi ci vediamo per il prossimo video. Ciao! Ciao!